Ciao amici, come va? Benvenuti in questa puntata. Non so quando uscirà questo video. Oggi per me, chiaramente, è martedì 12 maggio. Ieri ha fatto una gelata assurda qui. Due giorni prima, ragazzi, abbiamo registrato il video del green screen. Si stava, come avete visto, in maniche corte o in camicia. Andiamo a vedere cosa è successo al mio orto, perché ho già visto che è andata male. Qui avete notato la peonia, l'esplosione di colori, un rosso pazzesco, giganti sono. Guardate quanto è grande rispetto alla mia mano, bellissimo. Ha fatto veramente tanto tanto freddo e avevamo appena messo via, ragazzi, tutte le cose, i vestiti di pile. Allora, le buone notizie sono che l'insalata è esplosa. Nel senso che ha fatto una riuscita veramente bella, buona, quello che mi aspettavo giustamente, della lattuga. Qui, ragazzi, abbiamo il nostro bel timo limone che è andato in fiore e ha fatto tutti i suoi bei fiorellini viola, adesso ve li faccio vedere. Guardate che meraviglia, il timo limone ha fatto tutti i fiorellini viola e tra l'altro si è anche allargata e sono contento, vuol dire che i vasi funzionano bene, stanno bene, guardate, salvia. Rosmarino. Andiamo a vedere la lattuga. Tengo i teli perché chiaramente il risultato del freddo è quello che è. Guardate quanto è bella. Io l'ho già mangiata, la sto mangiando. Qua è nato un lollo rosso, guardate il miracolo della natura. Questi tunnel piccolini funzionano. Qui adesso dovrò tagliarla perché vedete si sta schiacciando, non è bene. Qui andiamo a vedere che c'è la rucola che è cresciuta veramente molto bene. La faccio vedere meglio. Eccola lì. Questa è la bella rucoletta. E qui abbiamo gli spinaci sempre dentro al tunnel. Guardate come si sono ben aperti. Eccoli lì. Andiamo a vedere, ragazzi, il risultato del lollo rosso che è qualcosa di mostruoso. E tra l'altro qui in Inghilterra dovete sapere che costa veramente parecchio. Una bustina veramente pochi grammi, quindi per dire che qualche foglia la pagate 2 pound, 2 pound e 50. Capite bene che è un piccolo tesoro quello che io ho qui in questo momento. Guardate, basta una foglia barra due per fare una porzione, anche perché poi io le vado ad aggiungere assieme alla lattuga e alle coste che ho in serra, e quelle in fondo lì sono le carote. Poi vedremo se in fondo mi nascono i cipollotti, e in teoria dovrebbero nascere. Ho piantato 10 piante dietro le carote. Qua invece arrivano i danni, ragazzi. Questo è il risultato della congelata mega che ha fatto ieri sera barra stanotte e non è servito a nulla. Queste sono le piante di zucchine. Speriamo che si riprendano, non lo so perché io non me ne intendo, sono sincero. Questo è il risultato della gelata. Stessa cosa per i fagioli, andiamo a vedere. Nonostante io abbia messo il telo, guardate un po', piante completamente bruciate dal gelo. Stamattina c'era la brina qua per terra, Sono tutti i teli congelati. Quindi ho imparato la lezione in Inghilterra. Nulla di fuori, oppure i cassoni devono avere un bel telo protettivo e bisogna coprire bene anche il cassone. Bisogna che mi organizzi diversamente. Infatti adesso vi faccio vedere cosa è successo. Questi sono i pomodori, anche qui abbiamo un po' di danni. Guardate, vedete? Però le foglie, quelle sotto, sono ancora belle. Però le teste sono partite tutte. Esperienze, ragazzi, esperienze. Invece qua è successa la cosa. Vedete questa serra? Mi ha funzionato bene. Questi pomodori qua invece sono intatti. Per fortuna ho ancora altre 3, 6, 9, 12 piante di pomodoro qui. Sono di qualità diverse, sono tutti in fiore. Speriamo bene, dai, che reggano. Ragazzi, andiamo a vedere la serra grande come sta invece. Perché a questo punto non mi stupisco più di nulla. Speriamo che vi piacciono sempre questi bei video.
portino qualche, almeno un po' di stupore. Qui ho tutte le zucchine, guarda là, ho mangiato un po' dalla lumaca, però fa niente. Per fortuna ho fatto bene a piantare tutte, a parte che a me piacciono tantissimo le zucchine, eh? È uno dei prodotti che mi piacciono di più. Per fortuna ho queste, quindi una, due, tre, quattro le abbiamo già recuperate tranquillamente. 5, 6, ne ho 7, 8, 9 più 2 sopra lì, piccoline. Quindi eccola qua un'altra. Questa è un po' patito, poveraccia. Ah, è secca. Adesso vi do da bere a tutte quante. E qui un altro pomodoro mi sta crescendo, vediamo se parte. Questi giorni qua ha fatto freddo, quindi la serra mi è un po'. Ah, che belli sono nati gli spinaci. E voilà. Vedete i risultati? Le fragole. Non so se valga la pena. Insomma, non... ho fatto una riuscita un po' così così, queste qua. Non sono, a parte che io non sono neanche tanto esperto, vi dico la verità, e dico la verità. Anche il basilico, poveraccio, è un po' appattito, però vabbè, vediamo cosa riesco a fare. Intanto qui mi è nata ancora rucola. Ho fatto una cassetta così, una vasca, perché penso che sia più adatta. Penso che queste qua le uso di più. E qui ho le zucchine. Qua in alto ho ancora spinaci e basta. E no, melanzane in Inghilterra no, bocciate. E queste qua sono le coste che qualcosa mi sono già mangiato. Io qua c'è qualcuno che sta mangiando volentieri le foglie, come potete vedere. Adesso gli do una bella sistemata a queste piante, poveracce. Questa invece è bella, mamma mia che bella che questa qui, enorme. Perdonate per quello che avete visto, però mi sono anche rotto il naso, vedete? Mi sono rotto il naso, succede. E mi è tornato, ho sbattuto addosso a una scala con uno scatolone a lavorare e lo scatolone mi è tornato indietro, chiaramente l'angolo, e mi ha portato via la carta taglia, si sa. Grazie per essere stati con noi su questa officina vegetale. E ragazzi, lasciatemi il like se vi piace il video, passate sui social, soprattutto Instagram, così lì vedete i post che ci sono inediti. E noi ci vediamo la prossima volta. E con un video spero più simpatico di questo, dovete veramente perdonarmi, però è quello che voglio far passare come messaggio, che è tutto vero quello che vedete, non c'è nulla di finto o di costruito, sono veramente così, io la mia vita qui in Inghilterra ve la faccio vedere e ve la sharo. Spero passi questa simpatia. Il giardino, dai, è questo qui, l'avete visto. Ah, guarda com'è esplosa questa. Questa è cresciuta tantissimo. Ragazzi, questa è cresciuta tantissimo. Sono veramente contento. Questa è la pianta delle farfalle. See you later!